Amici di Horeca News, bentornati, bentornati in video, bentornati a Cibus 2022, la prima edizione dopo la pandemia che si realizza senza mascherine e senza Green Pass. Siamo in collegamento diretto con il direttore generale di Cibus di Fiere Parma, Riccardo Caravita. Riccardo, buongiorno e bentornato. Buongiorno a te Fabio, buongiorno a tutti voi. E allora, questa edizione 2022 che fa iniziare finalmente un ciclo senza più Green Pass, senza più mascherine e ci si augura con tanta normalità. Che cosa prevede? Quali sono le grandi novità che avete preparato per il ritorno alle date tradizionali della manifestazione del food che si tiene a Parma ogni due anni? Sì Fabio, hai detto benissimo, dopo due anni finalmente ritorniamo nella nostra data storica a maggio. Siamo alla fiera della ripresa, come hai detto tu abbiamo avuto il primo Cibus post pandemico a settembre, siamo stati la prima fiera in Europa, oggi siamo la prima fiera in Europa senza i vincoli e le restrizioni sanitarie. Siamo la prima fiera che riporta in un quartiere fieristico oltre 2000 buyer provenienti da tutto il mondo. I numeri sono assolutamente positivi, ma sui numeri è ripresa di un intero settore. 3000 aziende, 60.000 visitatori attesi, di cui il 20% estero, una grandissima collaborazione anche con H Agenzia per portare in fiera operatori da tutto il mondo, al netto purtroppo delle geografie colpite dal conflitto bellico e dalla pandemia, mi viene in mente la Cina, e un evento della ripresa di un settore, quello alimentare, che ricordo essere il primo per valore generato, il primo per numero di addetti, il secondo solo al metalmeccanico per dimensioni, un comparto che in questi due anni si è dimostrato resiliente nei confronti della pandemia, non ha mai fatto mancare il prodotto sulle nostre tavole, tutti gli operatori del settore hanno lavorato duramente durante il lockdown e addirittura le aziende italiane sono state iperperformanti rubando quote di mercato ai propri competitor europei, riuscendo ad arrivare a un più 9% sul 2020 e sfondando addirittura il tetto del 50 miliardi di esportazione. Cibus non sarà solo business, Cibus sarà anche un momento di incontro e di confronto. Il tema principale sarà proprio quello di mettere il cibo all'interno del dibattito non solo economico ma sociale, per cui momenti di confronto tra industria, distribuzione, mondo agricolo e mondo istituzionale e anche tantissime novità che insomma accoglieranno tutti i nostri visitatori. Ecco, a proposito di novità, noi ci occupiamo fondamentalmente di Horeca e Food Service. Quali le novità del mondo Horeca che avete inaugurato nella scorsa stagione, o meglio nella scorsa edizione, in cui ha fatto il suo esordio a Cibus anche il settore legato all'Horeca? Guarda, per noi è un settore fondamentale. Cibus è sempre stata targetizzata come la fiera della grande distribuzione, in cui le aziende possono incontrare importatori e distributori provenienti da tutto il mondo. Ora il nostro obiettivo è quello di poter offrire nuove opportunità di acquisto agli espositori. E secondo me il mondo Horeca in questi anni è stato quello che più si è evoluto. Per cui l'idea di Cibus in questi anni è di poter avere nuovi partner che possano aiutare la manifestazione ad avere sempre più attività rivolte al mondo Horeca e al fuori casa, anche perché questo ci viene richiesto sia dalle aziende ma soprattutto anche dal mercato. Non a caso quest'anno avremo l'edizione 2.0 di Cibus Horeca The Hub, sviluppata in partnership con Dolce Italia e Franco Costa, all'interno del quale non abbiamo solo aziende del mondo Horeca, abbiamo anche riviste specializzate, abbiamo un focus molto dettagliato soprattutto sul mondo del bar e iniziamo anche ad avvicinarsi ad altri settori come per esempio quello dei semilavorati, della pasticceria, del gelato.
Abbiamo anche una nuova area, Cibus Innovation, all'interno delle quali, sempre rimanendo in ottica orecchie fuori casa, verranno presentate tra le altre 100 delle 1000 novità di prodotto che si sono candidate a Cibus. Parliamo soprattutto di prodotti legati al benessere, prodotti salutistici, prodotti biologici, prodotti vegani, prodotti che rispettano sempre più i packaging ecosostenibili e che iniziano ad essere molto attenti anche al rispetto animale. Di fianco a quest'area avremo anche la Cibus for Sustainability, un altro spazio sviluppato insieme a PwC, all'interno del quale sono riportati gli esempi più virtuosi sostenibilità dei nostri espositori di cibo su tutti i punti di vista, produzione, trasformazione e distribuzione. E poi avremo una grandissima area sviluppata insieme alle Villas Credit Agricole, in cui avremo in fiera un vero e proprio hub di sviluppo in cui espongono oltre 50 startup, e tra l'altro di queste la metà, ho potuto ammirare proprio questa mattina, si occupano direttamente o indirettamente di Oreca e di Autofono. Beh, io davvero mi chiedo se 4 giorni bastino per i visitatori per riuscire a, diciamo, soddisfare le loro esigenze di relazioni da instaurare con nuove aziende e le stesse avere a che fare con nuovi buyer che provengono da quanti paesi del mondo, Riccardo? Ma allora, torno alla prima domanda. I giorni in fiera onestamente non basterebbero mai. Sono però consapevole che il mondo fieristico debba fare una riflessione sui modelli fieristici e sulla durata delle fiere. Molte fiere internazionali di 5 giorni diventano molto impegnative per l'azienda. Oggi il vero problema per un'azienda è quello di non riuscire a trasformare quello che raccoglie sul field. Quindi molti mi dicono: Riccardo, ho troppi contatti, non riesco a fare back office. Motivo per cui Fiera di Parma ha già dimostrato, per esempio nell'anno dispari con la Fiera Cibus Connect, che riproponeva l'anno prossimo, di saper lanciare anche nuovi format molto smart, molto verticati, della durata di 2 giorni. Io trovo che il format, per esempio, di Marca Bologna, piuttosto che quello di PLME ad Amsterdam, siano format vincenti, e anche su Cibus mi piacerebbe per un domani magari valutare un format più integrato sulla 3 giorni. Il vero problema è che abbiamo troppi visitatori e non riusciremo a spalmarli semplicemente in 3 giornate. Per quanto riguarda la seconda domanda sulla provenienza dei paesi esteri, guarda, li ho contati ieri, erano oltre 40. Il focus primario ovviamente rimangono gli Stati Uniti, che come tu sai è il secondo paese per esportazioni dopo la Germania, quasi a pari con Francia, e il Regno Unito, te lo do insomma come informazioni, quest'anno con Brexit ha perso qualche punto percentuale. Tanta America, tanto Nord America, Sud America, grandissima attenzione all'area MENA. Come tu sai, noi avevamo un padiglione dentro l'Expo di Dubai, quindi abbiamo lavorato benissimo con tutta l'area Emira e li abbiamo portati numerosi in fiera. Tanto Nord Europa, e devo dire, nonostante le difficoltà dell'Asia, siamo riusciti comunque ad avere Laos, Cambogia, Vietnam, Australia. Ecco, non ti nego che è mancata un pochino la Cina, ma come hai visto anche te, Shanghai è ancora bloccata. Tra l'altro ho fatto una call ieri con Shanghai, hanno il porto completamente fermo, e è possibile che ci siano anche problemi, perché da lì, lo sai, è il porto più importante commerciale al mondo, partono parecchie navi anche per il fabbisogno nostro interno. E il Giappone, ecco, speravo di poter avere più Giappone, ma anche lì con il discorso delle quarantene abbiamo lavorato a un 50-50, diciamo un 50% del nostro potenziale. Beh, allora è arrivato il momento di godersi questa manifestazione fieristica, che quest'anno è davvero tanto ricca, ma anche direi ricca di voglia di fare, voglia di conoscere nuove aziende, nuovi prodotti presentati dalle stesse aziende che non sono rimaste con le mani in mano in questi, diciamo, ultimi 2 anni.
Riccardo, grazie per la collaborazione, noi ci vedremo prossimamente, seguiremo quotidianamente naturalmente la manifestazione Cibus 2022 in questa edizione che si presenta davvero, lo ripeto, tanto tanto ricca di visitatori, di novità, di prodotto e di iniziative nel corso dei 4 giorni. Oggi è martedì, ci rivedremo venerdì per la chiusura e fare dunque il punto della situazione in questa edizione della ripartenza. Grazie Riccardo. Grazie a tutti voi e vi aspettiamo a Parma dal 3 al 6 maggio. Un saluto.